Buonasera a tutti, ci troviamo a Bova Marina come sapete, in questo locale che ci è stato concesso dal signor Fabio Toscano, che è il proprietario di questo locale che si chiama Chioschetto by 3. Lo ringraziamo e iniziamo il nostro incontro. Mi ricordavo, perché le cose le invento al momento, mentre pranzavo, dell'ultima conferenza nella quale siamo andati con l'amico Domenico Salvatore. Era l'operazione Ecosistema e a parlare il procuratore della Repubblica Rao con le altre gerarchie dei carabinieri. E mi è venuto in mente di iniziare questo incontro proprio in questo modo. Conferenza stampa, operazione Sonetti Fossatese. A condurre le indagini preliminari il presidente dell'Ute del Vig, che poi sarà io, Elio Quatronei, la professoressa Rosa Marrapodi, il professor Filippo Violi, la professoressa Maria Drosi, inviata speciale. L'abbiamo fatta venire da Soverato apposta, non si scherza. E poi la squadra esterna, Francesca Aleida Martino e Rosalia Salvatore. Sul banco degli incensati, non degli accusati, Domenico Salvatore. Bene, 50 anni di giornalismo, appartenente non alla Cosca, ma all'Ordine dei giornalisti, in questo caso. Ringrazio tutti i presenti, concittadini, amici, colleghi giornalisti, per essere venuti qui. Non devo leggere, quindi non vi spaventate, perché cercherò di essere sintetico. Avevamo preparato qualcosa, speriamo alla fine di potervela far vedere. Non siamo sicuri, però ci proveremo. Domenico Salvatore l'ho conosciuto all'incirca nel 1989, quando, avendo fondato 27 anni fa appunto l'Università per la Terza Età, lui, da segugio dell'informazione, mi ha subito individuato ed è arrivato a Bova Marina come un razzo per intervistarmi, adularmi come suo costume, incoraggiarmi in questa impresa che io avevo avviato e che dura da 27 anni. E dopo pochi anni gli sono state le costole e abbiamo deciso insieme di fondare un giornale cartaceo che si chiama Delia Polis, Aria Ellenofna. Siamo andati avanti con questo giornale strettamente locale per 24 anni circa. Poi naturalmente abbiamo deciso, stimolati anche da lui, di passare online. In un anno siamo arrivati ad avere da 30 a 40 mila lettori al mese che vanno a entrare in 130 mila e 140 mila pagine. Sono statistiche inevocabili perché noi abbiamo i contatori e sappiamo quante persone entrano, da dove entrano, eccetera, che cosa guardano. Anche preferibilmente. E naturalmente non possiamo che essere orgogliosi di questo e io soprattutto di essere grato a lui che mi ha stimolato a questa impresa ultima che guarda caso coincide con la sua maturità, 50 anni di giornalismo, al quale siamo arrivati come percorso culturale che è durato un'intera vita. Nell'introduzione al libro ho scritto: non scrive soltanto sonetti ben studiati, calibrati, ma piuttosto usa la parola per dipingere persone, luoghi, miti, fornendo uno scenario antropologico, un quadro d'insieme, un caleidoscopio che dà contezza di una realtà, quella fossatese, che solo un osservatore acuto e dell'animo sensibile è in grado di concepire. Nella sua composizione c'è sempre l'immagine chiara dei suoi personaggi, dei suoi luoghi,
un'immagine senza immagini, già che sono i suoi versi che individuano chiaramente non solo tutti i contorni, ma anche le significative sfumature. 216 sonetti che mantengono viva l'attenzione del lettore, riportandolo continuamente in situazioni che si ha l'impressione di avere già vissuto in altri contesti, con un realismo di notevole caratura. L'indulgenza frequente verso la cultura classica fa immaginare da dove viene la sua formazione. Frequentemente indulge nel mito destreggiandosi con sicurezza, poi torna dai suoi personaggi, nei suoi luoghi, introduce i miti suoi con l'intenzione non dichiarata di farne un mito a loro volta e li colloca nel fossato concreto del suo luogo di origine. Ecco, basta questo per cercare di delineare il personaggio. La novità di questo libro, a parte il fatto che l'indice non si chiama indice, non potevamo copiare gli altri, si chiama chiave di lettura, perché in effetti è una chiave di lettura, vuoi andare a leggere questa cosa, vai a pagina. C'è un altro quadro. L'elenco degli stimoli che il libro fornisce. Perché il libro, parlando di migrazione, parlando di vecchia economia contadina, parlando di pedagogia paesana, parlando di sapori perduti, dà degli stimoli che consentono di trattare queste tematiche, perché lui in quelle persone, in quelle cose che descrive nel sonetto, pensa a queste situazioni, che poi si prestano per degli sviluppi, come vedremo adesso nel proseguo, quando interverranno gli altri soggetti dell'indagine. Per concludere e per capire la tipicità del personaggio, con il quale in un certo senso ci completiamo, perché lui è ridondante, pindarico, ama fare i voli, io invece sono più razionale con i piedi per terra, quindi questo equilibrio è utile. Quando lui vuole volare, dice che stai attento che puoi cadere, andiamo piano. Mentre chiunque altro può fare gli auguri di Capodanno, questi auguri lui li aveva scritti per Natale, ma per Natale li ho fatti io anche a nome suo. Detto, questi li facciamo per Capodanno. Un altro comune mortale che fa? Prende e scrive auguri a tutti, gli amici, i colleghi, i lettori. No, non si può, è troppo normale. L'amico Domenico Salvatore deve scrivere. Naturalmente mentre lo leggo questi auguri li estendo a voi presenti e a tutti quelli che non ci sono. Auguro un felice anno nuovo a tutti i nostri lettori sovrani, perché per lui il nostro re è il lettore. È lui che comanda, gli dice se sei buono, non sei buono, siediti oppure continua. Che ci seguono da ogni angolo del cosiddetto villaggio globale. Ma naturalmente ringrazio i collaboratori, i simpatizzanti, l'afficionados che condividono il nostro piano editoriale, la nostra programmazione. E a questo punto per qualunque comune mortale poteva bastare, per Domenico Salvatore non basta. Auguri a tutti, i disoccupati, sottooccupati, strutturati e baraccati, agli sfrattati, ai clochard, ai pensionati, ai disabili, ai poveri, ai senza tetto, alle vedove, ai bot people, ai profughi, agli orfani, ai carcerati, alle ragazze madri, a tutto il nostro prossimo, insomma. Questo è Domenico Salvatore. E ancora, niente, perché penso che è il caso che io adesso mi fermi per consentire anche agli altri di poter intervenire. Avevo pregato il professore Violi, al quale adesso do la parola perché per esigenze strategiche, di collegarsi col suo intervento a un tema ricorrente nei sonetti di Domenico Salvatore, quello dell'emigrazione. E quindi questo lui farà. Io non vi ho parlato prima dei nostri relatori perché contavo di farlo di mano in mano che andavamo avanti. Quelli che vedete qui, posso dire che non sono comuni mortali. Il professore Violi, per quello che riguarda la cultura greco-calabra, possiamo dire senza tema di smentita che è la massima autorità esistente nel territorio. Anche perché è l'unico che, avendo scritto oltre 30 libri, e molte parti dei quali sono stati trasformati in articoli di Delia Press e che trovate nella pagina Cultura,
ha esaurito tutte quelle che sono le tematiche che riguardano la grammatica, la sintassi, la letteratura e chi più ne ha la storia e chi più ne ha più ne metto. Quindi chiunque si voglia accostare allo studio di questa lingua e cultura greco-calabra ha tutti gli strumenti, dal livello alto, cioè per gli adulti, al livello inferiore, cioè dei bambini della scuola elementare. E quindi con questo tipo di personaggio ci troviamo a confrontarci. Professore Violi, prego. Sì. È una serata in cui dovremmo cambiare il titolo del libro di Domenico Salvatore. Non sonette di Fossato, ma sonette sotto la neve, perché per la prima volta boh, sta cadendo la neve, Domenico, quindi qualcosa, qualche miracolo avrai pure combinato. Intanto saluto tutti. Ma permettetemi di salutare una sola persona che mi è cara, molto cara, da quando io insegnavo ancora presso la scuola agraria e il liceo di Merito Portosalvo, Giuseppe Zavettieri. Vi prego di farmelo salutare personalmente, perché ho avuto due grandi maestri, il preside Domenico Zavettieri e la dottoressa Sinicropi. Non mi è mai piaciuto rubare la scena alle persone che sono in mia compagnia e non intendo farlo nemmeno questa sera. Per la prima volta, o forse per l'unica volta, ho scritto due parole per poter parlare di Domenico Salvatore. Non la ruberò naturalmente alla collega Rosa Marrapodi, né tantomeno a Maria Drosi, ma più che meno ancora a Domenico Salvatore. Io ho conosciuto Domenico qualche anno prima di Elio. Veniva da giornalista a fare qualche articolo in consiglio comunale. Eravamo sempre in guerra io e Pasquino Crupi. E lui, col suo fare di Don Dante, scriveva lotta fra titani in consiglio comunale. Qua c'è ancora fra di noi Carmelo Licordari, che ricorderà un po' quelle guerre che facevamo in consiglio, e mi faceva un po' di impressione ricordarmelo. Qualche anno dopo lo conobbi a casa mia, venne a intervistarmi. Io avevo adottato un bambino che era stato portato in braccio da Madre Teresa da Calcutta direttamente, mio figlio Timothy. Venne, fece un articolo, fece delle foto come al solito, perché non potete mai immaginare Domenico Salvatore senza la macchina fotografica. Assolutamente. Non c'è questa immagine. E scrisse un articolo che mi ha commosso davvero. Lo stesso articolo aveva scritto alcuni giorni prima su Bova Notizie Pasquino Crupi, che dove voleva sapeva liberarsi da ogni tipo di pensioni. Mi lasciavano un po' perplesso queste sue notizie scritte sul giornale, e mi lasciavano perplesso soprattutto questi suoi legami con la Grecia, una terra che io amavo e che continuo a amare e per la quale ho scritto non 30 ma 38 libri, professore Cotronelli, ma non è un problema di numeri, assolutamente, legati alla sua storia, alla sua letteratura, alla sua grammatica. Negli ultimi tempi mi sono accinto a scrivere qualcosa sul mio paese, su Delia Press.
un giornale online che mi ha aperto un pochettino gli spazi per qualcosa che io penso di essere riuscito, come 140 articoli, a essere stato in grado di scrivere qualcosa sulla grecità calabrese, perché da noi i geometri diventano archeologi, gli archeologi fanno i direttori d'azienda e i dottori fanno i grecanici. Pazienza. Noi riusciamo a essere soltanto quello che siamo, docenti, e siamo stati a scuola cercando di fare i docenti. Bene, avevo scritto un ultimo articolo su Delia Press, gli emigranti, visti da destra, visti da sinistra o non visti per niente. E allora ho pensato ai migrantes che in questi giorni vengono da noi. Ed è di questo che vi parlerò. Nonostante io ami Domenico più di ogni carissimo altro amico che ho avuto accanto a me. È per questo che tra i sonetti di Domenico Salvatore ne ho scelti alcuno, senza leggere nessuno però, che riguardano i migranti. È difficile scrivere qualcosa come un sonetto in 14 righe, perché parlare di una persona senza parlarne a lungo e parlarne in maniera molto sufficiente. Fare un articolo c'è più tempo, c'è più spazio per disegnare un fatto, per disegnare una persona, un avvenimento. E allora io ho letto di queste persone che non conosco, ma le ho lette nel libro di Domenico Salvatore. Leggi di Giuseppe Tripodi, che non si è chi sia, non lo so, lo saprà Domenico, che abbandonò il paese, la mamma e il primo amore, come scrive Domenico. Sbarcò in America e tornò per essere avviato alla nobile e faticosa via del contadino. Non so se ridere certe volte su certe espressioni di Domenico, oppure pensare al grande sacrificio che egli riesce a descrivere in pochissime parole. Vi prego di perdonarmi se cambio pagina. E legge di Nino Cossucoli, emigrato in Svizzera per sbarcare il lunario. E questo è il problema vero. E legge di Domenico Nicolò, che ritornò in paese per la nostalgia. Non per altro, ma soltanto per la nostalgia del suo paese. Leggi di Pepantone Pizzichemi, che in Canada aveva raccolto il suo dispiacere e l'amarezza. E questo è molto brutto. Però Domenico lo ricorda. Leggi di Antonio Fortunio, che partì per l'America e che tornò con qualche soldo in tasca. Ma quanti tra i nostri emigranti sono partiti per l'Argentina, per la Svizzera, per la Germania, e sono tornati più poveri di prima? Quanti hanno legato quella vecchia valigia di cartone con lo spago per partire? Fu così che ogni volta che si apriva una nuova strada, ognuno gridava: questa è la volta buona. Partiremo, andremo. E quando infine la strada diventò più lunga, divenne un'autostrada. Non la nostra, che dopo 50 anni pensiamo che finalmente sia finita. Una lunga fila di persone si schierò sulla scia di partenza, la fila dei nostri emigranti. Tra quelli che rimasero qualcuno gridò: meglio un giorno da leone che 100 anni da pecora. Io non capisco mai questa frase, non l'ho mai capita. Tra un giorno da leone e 100 da pecora possiamo anche scegliere 50 anni di orsa a chiotto. Così la finiamo, insomma, di ripetere sempre questa frase. Viaggi pieni di dubbi e di rumori.
valigie piene di stracci e di sogni. Nel paese rimanevano le madri, le spose, i vecchi, i bambini. Molti di loro non sono più tornati. Qualcuno non volle più tornare. Altri ancora, ritornando, scesero alla stazione con una valigia piena di pietre, simulando ricchezza. Ricchezza che non c'era. E c'è qualche episodio anche a Bova Marina di questi fatti. Maledissero il loro destino, una vita che bruscamente aveva deviato, costretta a percorrere un'altra strada, quella dell'emigrazione, l'unica via aperta alla gente del sud. Nessuno comunque aveva dimenticato la sua terra. Tutti sono tornati, almeno quelli che poterono tornare. Qualcuno dall'Argentina ritornò più povero di come era partito allora. Salto un pochettino per evitare. A Natale, o a Pasqua, ma più a Natale per la verità, qualcuno di loro si vedeva nel nostro paese e non riuscivamo a conoscerli. Non sapevamo chi fossero, da dove venissero. Ci guardavano un po' dicendo, sai, io sono Tizio, ma io non li conoscevo. Non sapevo in realtà chi fossero loro che erano venuti in questo nostro paese. Ci si ricordava di loro soltanto per invitarli a venire a votare. Venite, venite, qualcosa cambierà prima o dopo. E allora io, alcuni giorni fa, ho rivisto quel film Mediterraneo, non so se lo ricordate, di quel giovane Antonio che non volle ritornare nella sua Italia, perché ha detto... Ci hanno dimenticato qua da 3 anni. Come fanno a ricordarsi di noi oggi? Che ritorniamo a fare? Purtroppo questa è tristezza. Raccontare questo è tristezza. Ma molti non sono ritornati. Lavoravano sodo. E tutti i lavori erano buoni per guadagnare. Soprattutto quelli che svizzeri, tedeschi e americani non volevano. Lavare i cessi. Lavare per strada. A badare le loro donne, così come sta succedendo oggi. I fiumi non hanno passione. Per noi poi i fiumi sono diventati torrenti, anzi fiumare. Non fanno più scorrere l'acqua, ma questo era un fiume di carne umana che era partito per liberarsi della sua passione ed ora con quella stessa passione ritornava nel proprio paese. Corse voce che il paese, che il lavoro prima c'era. C'era Gioia Tauro, c'era Reggio, c'era Saline, c'era la piccola industria, poi più nulla. Io questo piccolo racconto l'avevo fatto 23 anni fa. Cercate di ricordare se oggi questo lavoro c'è a Reggio, a Saline, a Gioia Tauro. E così un giorno sono ritornati tutti insieme, soltanto che erano un po' più scuri, un po' più abbronzati. Non erano più i nostri calabresi, erano indiani, erano marocchini, erano filippini, erano molto più neri da quando erano partiti i nostri amici. Ora noi potevamo permetterci anche qualche terrone che lavorasse per noi, che badasse ai nostri anziani, che badasse ai nostri figli, che coltivasse i nostri campi. Lavorati, lavorate sodo. Prima di orlo vi daremo un calcio nel culo, vi manderemo a casa. E questa è la cosa più brutta che può essere. Beh, se questo discorso vi posso brare lungo, io vi assicuro che lo accorcerò, l'ho accorciato, lo troverete su Delia Press. Tutto questo discorso l'ha scritto Domenico Salvatore in 14 righe. Grazie.
Il professore Violi ci ha dato un saggio di quanto affermavo prima. Le tematiche dei sonetti di Domenico Salvatore sono tante, che si presterebbero ognuno per una serie di conferenze. Il professore Violi, giustamente, non avendo lo spazio opportuno, ha accorciato, ma vi siete resi conto della valenza di quanto Domenico ha scritto. Adesso è la volta della professoressa Rosa Marrapodi, studiosa, critica d'arte, critica letteraria, la conosciamo da una ventina d'anni, 15 anni, perché è venuta qualche volta a fare delle conferenze anche presso l'università per la terza età, perché ho l'abitudine, quando si avvicina o mi sfiora una persona di un certo livello culturale, automaticamente la catturo, consentitemi l'espressione, la invito a venire a farmi una conferenza. E lei mi ha gratificato in passato anche di queste cose, recentemente l'abbiamo spesso vista e collabora con noi molto elegantemente e saccentemente alla nostra testata Delia Press. Prego, professoressa. Grazie dottore Cotronei, buonasera a tutti e buone feste fatte a tutti. Io conosco da non molto tempo Domenico Salvatore, non molto ma abbastanza per inquadrarlo come persona e per capire quanto sia signore, un amico davvero dalla personalità ben definita, molto riservato, molto fine, molto educato, molto sensibile. Una finezza d'animo e una sensibilità che egli abilmente ha estrinsecato nell'opera che io modestamente ho recensito e che adesso vi ripropongo. Versi in piena assoluta libertà, quelli scritti da Domenico Salvatore nella recente sua prima pubblicazione. Pensieri senza argini, senza limiti o regole da osservare, quelle espresse dall'autore, in perfetta sintonia con la sua natura libera, scevra da imposizioni e da divieti che possono imbrigliare la sua netta coscienza. Il lavoro preso in esame è caratterizzato da un'interessante molteplicità di temi, ruotanti tutti intorno ad un unico centro di interesse, fossato, il paese dell'anima, in cui Domenico Salvatore è nato e da cui spiritualmente non si è mai staccato, pur avendolo lasciato per altre contrade della Calabria per motivi di studio prima e di lavoro dopo. Nello scorrere le pagine del libro emerge subito la grande forza di volontà del poeta Salvatore, che ha teso una vita sulla soglia dei 70 anni per arrivare a narrarsi, a narrare il proprio vissuto attraverso quello dei suoi paesani, amici e conoscenti, facendo venire fuori, alla fine, quasi in forma introspettiva, analitica e direi liberatoria, un mondo vivo e palpitante che egli si è portato dentro, fotografie in bianco e nero serbate nell'album del sensibile suo animo. Il paese d'origine, infatti, tanto nella sua semplicità di vita, quanto nella sua grandezza morale, per l'autore rappresenta la sua infanzia, il mito della sua fantasia e quindi la maggiore, se non l'unica, fonte di ispirazione delle sue liriche. Egli, Salvatore, sottopone all'attenzione del lettore il suo antico borgo, di cui è stato attore partecipe vivo, attento ed incantato osservatore e di cui, tra l'altro, ha saputo fotografare l'anima, fermandosi sui suoi laboriosi abitanti, collocati ognuno al suo posto, come tanti pezzi unici di pastorelli di un presepio paesano, sacro nei suoi colori, sapori ed odori, custodito una vita dentro il cuore.
ama profondamente il suo paese, il poeta Salvatore, per cui indugia su ogni suo elemento naturale, la mamma Fiumara, la collina di Lattacogna, la fontana di Liargianò, la rocca Mattana, entrando nei dettagli interni ed esterni per farci provare l'essenza della paesanità, della vita vissuta nella comunione di un tempo, per le strade, sul gradino di casa, in piazza, dal barbiere al mulino d'acqua, sui campi di grano mietuto. Statuine di piombo tali immagini, rivissute alla luce di una fervida fantasia, della rimembranza e della devozione al borgo, ben rifinite nei contorni da uno scrupoloso scultore, il nostro Domenico Salvatore, che affascina e sorprende il lettore con la poesia d'immagine che egli abilmente riesce a produrre. Personaggi come il pastore Leonardo Finimondo, l'oste Donnino Umbroscio, l'imprenditore Calmero Pellacanò Cacafoco, Mica Ricca, disegnate dalla penna di Salvatore, meritano il nostro plauso e il nostro rispetto. Sì, il nostro rispetto, a prescindere dal concetto di poesia o non poesia, di sonetti o non sonetti. E attraverso la vis poetica paesana, la forza poetica paesana, indubbiamente la forza della poesia visiva e d'immagine, che Domenico Salvatore intende contagiarci, trascinarci dentro il caleidoscopio dei sentimenti ed emozionarci. L'autore, affascinato dalla mitologia greca e romana, nutre per Ugo Foscolo, il poeta di Zante, una grande ammirazione. Nel titolo della sua opera, pertanto, si è ispirato per certo al poeta abate del neoclassicismo italiano. A parte questo riferimento classico, il termine sonetti in Domenico Salvatore quasi sicuramente assume un significato particolare, originale, come originale è il modo suscribendi del nostro caro amico poeta, scrittore e giornalista di Fossato. Intanto i sonetti di Domenico sono tali per il numero dei versi, per la divisione in quartine e in terzine, per la rima osservata. Se poi l'endecasillabo e la cadenza degli accenti sono sacrificate all'esigenza di approfondita descrizione del soggetto trattato, ciò non è la fine del mondo. Nell'epoca in cui Samantha Cristoforetti dallo spazio, a bordo di un'astronave, ha serenamente dialogato con il presentatore del Festival di Sanremo, tale licenza, per così dire, di Domenico diventa un'inezia sopportabile e perdonabile. Ogni neo face bellezza, ci viene in aiuto l'indiscutibile saggezza degli antichi. E poi, a parte tutto, forse che sonetti in chiave umoristico paesana non ha anche il significato di suonarli a qualcuno? E Salvatore, ai suoi amati paesani, senza parere, con la pacatezza e l'educazione che contraddistinguono la sua poliedrica personalità, gliele suona anche, e a volte pure vigorosamente. E lo fa attraverso le sue creazioni, aprendo il sipario del suo fantastico teatro, tirando tende sull'immaginario palcoscenico. L'immaginario palcoscenico della sua Fossato, sollevando veli, aprendo armadi con relativi scheletri, mettendoli a nudo, in sostanza, segreti, fatti e misfatti personali, vizi ed intemperanze varie, nel rispetto di par condicio nei confronti di tutti, ricchi e poveri, ignoranti ed intellettuali, generali e barbieri, nobili e popolani. La poesia, infatti, è anche e soprattutto verità e coraggio nel trasmetterla agli altri senza paura. L'autore conduce quindi, a modo suo, attraverso la sua ricca opera, con non comune orgoglio di appartenenza
la sua battaglia di civiltà contro le ristrettezze, l'isolamento e i limiti ambientali, lievito madre per ogni contesto piccolo e chiuso come lo era fossato della sua infanzia. Non solo sa dare bacchettate da maestro Domenico Salvatore, ma sa anche esaltare la lacra lavoro dei campi, il mondo e la civiltà agropastorale, i faticosi mestieri di un tempo, la natura incontaminata, la madrelingua dialettale, patrimonio culturale da non disperdere, da recuperare e rinverdire attraverso anche la riproposizione delle antiche tradizioni popolari celebrate ampiamente in questa complessivamente bella opera. In essa ogni sonetto infatti suona come un inno al passato, al tempo che fu nella realtà di Fossato dei ricordi infantili dell'autore. Ben 216 sonetti equivalgono pertanto ad altrettante marmorie colonnine ricche di fregi che messe insieme sorreggono un grande tempio, una grande casa, la fiatata comunità che gravita intorno al borgo di Fossato, tenendo saldo ed unito un variopinto amalgama umano. Un mondo lontano, sparito tra i terremoti, le brume aspromontane, le rovinose alluvioni, le fiumare straripate, le nostre fiumare. Un paese su cui da tempo è calato il buio, ma su cui, ci dice l'autore nel suo lavoro pulito e dignitoso, su cui il sole della memoria e del ricordo non deve tramontare mai. Vi ringrazio. Bene. Sapevamo che l'intervento della professoressa Marrapodi avrebbe finito col far commuovere il nostro Domenico Salvatore. Anche se non era niente insieme parlo. Controllarsi, lo sappiamo, l'abbiamo letto negli occhi che è commosso, ma non poteva essere diversamente. Ci eravamo affidati in buone mani, quindi il risultato è venuto. E d'altro canto Domenico lo merita. Adesso passiamo all'ospite. Io chiedo scusa, dottore, mi riservo di leggere solo una strofe. Quando sì, sarà l'ora di una delle poesie? Cerchiamo di andare belle poesie. Un attimino perché ci sono delle cose come no che non conoscete, quindi dobbiamo... Prego. Adesso abbiamo Maria Drosi. Maria Drosi l'abbiamo conosciuta da poco tempo e l'abbiamo subito apprezzata per quello che ha saputo porgerci attraverso le email che ci siamo scambiati. Anche lei, come il nostro Domenico Salvatore, ha passato la vita come educatrice a formare dei giovani, quindi nella scuola, per cui c'è una certa parentela dal punto di vista professionale. Come vi dicevo prima, è una persona speciale anche lei. No, lei per ringraziare per qualcosa non può dire grazie, ci vediamo, no, assolutamente, non esiste. Tempo addietro le mandai due libri, un libro su Bova Marina e il libro di Domenico Salvatore. Ma poteva benissimo nella email oppure per telefono dirmi grazie, ho gradito, no, è troppo semplice. Vi leggo cosa mi ha scritto così capite il personaggio. Carissimo Elio, mi scrive, esistono oggetti, cose mute che parlano. E nella quiete silenziosa della sera, quando le voci umane si placano e si dissolvono, assumono volto ed anima, intessendo trame misteriose, autenticamente vere, i pensieri allora divagano, vanno oltre il possibile immaginato, diventando possibile reale. Ho due testi nelle mie mani, ricevuti alcune ore fa. Li guardo con stupore, li sfoglio, li accarezzo, li stringo a me, con l'impeto dei sentimenti, con la luce e la trasparenza della ragione. Preziosità incommensurabile. Ogni parola formulata ad esprimere gratitudine appare inadeguata. Ricorro a George Carlin quando scrive che la vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro.
Ebbene, oggi ho vissuto questi momenti e percepisco la mia esistenza straordinariamente arricchita e la mia tensione emotiva raggiunge alti livelli di ridondante euforia. Così mi ringrazia Maria Drosi e quindi già capite il personaggio. Prego. Perché le emozioni sono tante, sono la disponibilità è veramente ai massimi livelli, grazie. E ringrazio il presidente, il professor Elio Cotronei, ringrazio il giornalista poeta Domenico Salvatore. Vi sono grata per aver accolto con grande disponibilità la mia voce sul vostro giornale. E per aver voluto anche dare volto alla mia voce, con la mia presenza qui. Mi onoro di tanto. Siete autori oggi della scrittura di una pagina importante nel libro della vostra terra. Una pagina di alto spessore umano e di significativa valenza culturale, in quanto capace di generare e produrre una dinamica emotiva ed intellettuale rilevante. Non è poco. Mi piace a tal proposito citare, parafrasando, Ralph Emerson quando scrive: «Ciò che voi siete urla talmente forte che fatico a capire ciò che voi dite». Così. Allora, la pluralità degli approcci multiculturali saldamente connessi alla vostra storia e all'odierno evento è assai vasta. Una storia, una sorta di trainer che duetta in un gioco di ragione ed emozione, dimensioni dell'uomo, queste interconnesse e da voi espresse in buone pratiche. Ragione ed emozione, il panorama filosofico di pensiero in merito è variegato. Res cogitans e res extensa sono differenziate da Cartesio, mentre Aristotele correla l'universo emotivo al piano cognitivo. Non sulla stessa falsariga l'idealista Kant, il quale invece le contrappone mettendo mentre l'esistenzialista Sartre identifica le due dimensioni nel tentativo dell'emozione di relazionarsi con la realtà, dopo però averla destrutturata. Ma ha un senso il rapporto filosofia e poesia? Maria Zambrano, nel suo incipit al trattato Filosofia e Poesia, evidenzia che la poesia è incontro, dono, scoperta, la filosofia è ricerca, urgente domanda. Il filosofo volge la sua riflessione all'unità, un punto in cui tutto si spiega. Il poeta li include tutti, la sua unità è l'eterogeneità. Qui il senso della mia riflessione, alla lettura di Sonetti di Fossato, di Domenico Salvatore. Avvicinarsi a uno scrittore, accostarsi ad un poeta, non è facile. Se non si accende nel profondo dell'anima la scintilla che rifletta sulla stessa linea d'onda, poeta lettore, poeta fruitore, è impossibile scoprire il DNA dell'opera. È impossibile poter decodificare lo scenario che si dispiega alla mente e al cuore. Non ha utilizzato la forza del coraggio Domenico Salvatore per mettersi in gioco, per esporsi al pubblico, bensì l'impeto della passione, modulata contestualmente alle categorie funzionali, concettuali e conoscitive, abbattendo la linea di confine tra irrazionalità e razionalità. Si è messo in gioco Domenico Salvatore mediante un reticolo di biografie, dando volto a persone,
elargendo note ad atmosfere, pennellate di colori ad ambiente, utilizzando, come un direttore d'orchestra, la bacchetta magica della creatività. In Sonetti di Possato, Salvatore ha eseguito un montaggio, come avviene nelle sequenze di un documentario, ma con una caratteristica particolare, non orientata ad una continuità narrativa, perciò scontata, ma piuttosto diretta all'esplorazione di un mondo eterogeneo. Per analizzarlo, non riesco più, grazie. Ecco, per analizzarlo e coglierne l'essenza di tutto, il tutto in una scansione incalzante, scevra di infingimenti e condizionamenti, libera da transizioni e da parafrasi d'occasione. Ha ragione il regista Eisenstein, afferma che il montaggio non è un pensiero composto da immagini che si succedono, bensì un pensiero che trae origine dall'incontro di più sequenze interdipendenti e sottaggiunte. Domenico Salvatore, in questo scenario, ha delineato un metodo di indagine, l'ethos di Huberman, ponendo in essere uno stile di scrittura storiografica e poetica, dando vita a memoria storica nel linguaggio universale della poesia. Una chiave di lettura, a mio dire, importante, in quanto ripensa definizione e destinazione della poesia, quale forma letteraria elitaria, consegnandola alla fruizione di tutti invece. Domenico Salvatore scardina la poesia incatenata a gabbia delitti e la conduce alla sua unica, vera essenza. La poesia è lirismo puro se non ha prospettive recondite, se non segue processi espositivi ed elaborazioni manieristiche, se non è canalizzata a destinatari configurati. La poesia è poesia se parte dal cuore e raggiunge i cuori, sempre e comunque nella profondità di un'opera poetica troviamo sentimenti che generano sentimenti, tempo che genera tempo, vissuti che generano vissuti. Anacronismo della poesia? Contraddittorietà della poesia? Inquietudine della poesia? Chiamiamola come vogliamo. Collochiamola dove vogliamo. Analizziamola come vogliamo. La poesia è libertà, immensità, assoluto, eternità. Domenico Salvatore, poeta, è tutto questo. Pensiamolo, ripensiamolo così. Non ho percepito la curiosità di leggere la sua biografia. Octavio Paz scrive che i poeti non hanno biografia. La loro opera è la loro biografia. Sono certa che questo evento per il professor Elio Cotonnei e per il poeta Domenico Salvatore non è un traguardo, ma continuità di impegno. Sì, ancora abbiamo 50 anni. Vi avevo preannunciato la qualità delle elaborazioni della professoressa Maria Drosi e mi pare di non avere sbagliato, anzi in difetto, perché la sua analisi è talmente erudita che devo dire, come scrive lei, io non ho letto tutto quello che mi ha scritto per ringraziare nel libro, con R. Osho si legge. Sii grato a chi ti ha permesso di condividere qualcosa con lui. Noi siamo grati a lei, che ci ha permesso di condividere questa sua analisi che arricchisce la nostra esperienza e anche la qualità del lavoro di Domenico Salvatore, che riceve la giusta analisi. Adesso abbiamo due fasi da soddisfare, ma prima delle due fasi c'è un intermezzo a sorpresa. E chiederemo a qualcuno del pubblico se vuole dire delle cose molto stringate, perché non vogliamo
essere troppo prolissi, e poi alla fine farò delle domande all'autore, il quale risponderà, gli farò una specie di intervista, per evitare il discorso frontale che potrebbe essere stancante, mentre con la dinamica dell'intervista le cose vanno meglio. Adesso dobbiamo proiettare delle piccole cose a sorpresa.